Vado. Gianni Colacione, 27 marzo 2012, siamo a margine appunto della conferenza stampa che c'è stata al Senato della Repubblica sull'applicazione della Fini Giovane Arti e siamo in compagnia di Claudia Sterzi che ha partecipato a questa conferenza stampa e appunto ci relaziona un pochino su ciò che è stato detto. Sì, salve a tutti, buongiorno. Dunque, abbiamo fatto questa conferenza stampa in quattro associazioni che sono l'ASCIA, l'Associazione Radicale Antiproibizionisti, il Movimento Liberali Antiproibizionisti e l'Associazione Luca Coscioni. È stata una conferenza stampa incentrata sulle conseguenze della Fini Giovanardi, che è la legge che dal 2006 affligge i consumatori di droghe, i consumatori e in particolar modo comunque i consumatori di cannabis. Quali sono questi effetti della legge Fini Giovanardi? Prima cosa è la persecuzione dei consumatori. Mentre un referendum nel 1993 aveva sanzionato che il consumo non è reato per la volontà popolare, questo è deciso, in realtà nonostante che Fini e Giovanardi ci vengano a dire tutti i giorni che i consumatori in realtà in carcere non ci finiscono, non è vero affatto, i consumatori in carcere ci finiscono e come? Ci finiscono perché? Perché naturalmente essendo una sostanza illegale uno non è che va a comprare dal negozio sotto casa, per cui magari va a comprarne la dose che gli serve per il giorno stesso. Uno quando va chiaramente fa un acquisto un po' più grande che magari gli può bastare per un mese, oppure fa un acquisto per più persone, per più amici che mettono i soldi insieme per non andare a rischiare continuamente e in tanti. Quindi che succede? Che un ragazzo che magari è andato a comprare 5 grammi per il consumo suo e dei suoi amici, magari per diverse settimane, si trova a essere preso e incarcerato come spacciatore. E quindi le carceri in realtà sono piene di consumatori, questo capita anche per le droghe pesanti naturalmente, perché basta molto poco andare oltre al limite consentito. Invece il consumatore non è un criminale, non è un criminale come non è un criminale il tossicodipendente, come molto spesso anche non è un criminale il piccolo spacciatore. Molto spesso il piccolo spacciatore di droghe pesanti, per esempio, è o un tossicodipendente che è costretto in qualche modo a fare questo tipo di attività per a sua volta avere la sua dose giornaliera a causa della sua malattia, altrettanto spesso è un extracomunitario che purtroppo, non trovando altra maniera di riuscire a mangiare e a sopravvivere, viene assoldato dalle mafie e dal narcotraffico per vendere bustine nelle piazze. Quindi le carceri sono piene di consumatori, di coltivatori, coltivatori di cannabis nello specifico, di tossicodipendenti, di malati e di piccoli spacciatori. Quello che invece non viene assolutamente toccato è il livello alto. Cioè questa legge, come del resto un po' tutte le leggi in tutto il mondo, come sottolinea anche il rapporto della Global Commission che è uscito a giugno dell'altro anno, e che porta la firma in primo luogo di Kofi Annan e poi di una serie di ex presidenti di Stato e di personaggi autorevoli di tutto il mondo, in realtà quello che è andata a fare è andata alla persecuzione dei pesci piccoli, di quelli che vengono detti pesci piccoli, mentre il livello alto non viene mai toccato, non direi nemmeno quasi mai toccato, perché anche quelle le grosse operazioni che ci vengono contrabbandate come cose enormi in cui si sequestrano 50 kg di cocaina, che a noi sembra una cifra enorme, e lo è in realtà però corrisponde a quello che è il giro di affari normale di un giorno, di mezza giornata in Italia, e quindi sono operazioni di medio livello. In realtà le operazioni grosse, i grossi narcotrafficanti e la corruzione, i politici, gli appartenenti alle forze dell'ordine corrotti che proteggono in qualche modo il narcotraffico non vengono mai toccati. Il problema è di tanti generi, il problema è economico dal punto di vista di spese inutili che noi affrontiamo per la giustizia, per i processi, per mantenere in carcere le persone appunto che vengono arrestate e tutti i soldi che vengono spesi inutilmente in pratica appunto perché il livello alto non viene mai toccato, sono i soldi che noi perdiamo dalla tassazione, quindi potrebbe essere la tassazione dell'uso e del consumo di sostanze stupefacenti, che potrebbe essere tranquillamente introdotto come è introdotta la tassazione sull'uso di alcol, sull'uso di tabacco, sull'uso di caffè. Questa è un'occasione anche per ricordare che il tabacco fa 80.000 morti l'anno, l'alcol fa 30.000 morti l'anno, le droghe in generale fanno un centinaio di morti l'anno e la cannabis in particolare non ne ha mai fatto nemmeno uno. Un altro livello economico sono i guadagni della mafia che potrebbero essere abbattuti, certamente non del tutto azzerati, però abbattuti da una politica di legalizzazione. Un altro aspetto ancora sono i diritti dei consumatori, i diritti del privato cittadino a tenere un consumo privato di qualunque genere di sostanza senza essere obbligato ad andare a comprarsela dai canali malavitosi e soprattutto sapendo quello che compra, perché il problema della clandestinità è anche il fatto che non abbiamo mai la certezza di ciò che compriamo e delle sostanze che ci vengono vendute.
Tutti questi sono problemi grossi, fra l'altro viene sempre richiamato dai proibizionisti il discorso della salute dei nostri ragazzi, è un dato di fatto che dovunque si siano tentati esperimenti di legalizzazione non è diminuito il consumo, ma sono diminuite le dipendenze e i consumi problematici, e quindi la salute dei nostri ragazzi, tra virgolette, viene maggiormente tutelata dalle strategie politiche di legalizzazione e non dal proibizionismo, che è una guerra ormai perduta, come ormai si riconosce in tantissime parti del mondo e da tantissimi generi di persone. Tutto questo abbiamo cercato di dire nella conferenza stampa, chi più chi meno incentrandosi sull'argomento cannabis, ma essendo presente anche io e la senatrice Poretti abbiamo anche richiamato l'argomento antiproibizionista in generale, anche sulle altre droghe, e c'è stato anche un focus sulla cannabis terapeutica, essendo presente Andrea Triscioglio, che rappresentava comunque una categoria di malati che si curano con i farmaci cannabinoidi e a causa del proibizionismo e della demonizzazione della pianta hanno difficoltà ad avere accesso al farmaco. Abbiamo cercato di illustrare tutto questo, speriamo che la stampa in qualche modo un po' ne parli, e grazie e arrivederci a tutti.